Per scelta il primo cittadino di Salerno non ha voluto presenziare in nessuna scuola per l'apertura dell'anno scolastico nel capoluogo. Al suo posto, in maniera informale ad incontrare studenti, genitori, lavoratori della scuola, il vice sindaco Eva Vossa. Una scelta dettata anche dall'emergenza pandemica, cui in un video messaggio fa più volte riferimento il primo cittadino di Salerno, che ha voluto comunque non far mancare il suo messaggio d'auguri. Un saluto affettuoso e di cuore ai dirigenti scolastici, al personale ATA, ai docenti e naturalmente agli allievi. Inizia un'avventura quest'anno che è esaltante e preoccupante al contempo. Le scuole siamo riusciti ad aprirle con mille difficoltà, grava tuttora il rischio Covid e quindi è un inizio d'anno particolarmente significativo e particolarmente complesso. Però credo che noi ce la faremo. Dobbiamo fare in modo che si rispettino le norme della prevenzione, distanziamento, lavaggio delle mani, mascherine, sono ormai una litania che deve entrare nel nostro corredo quotidiano, ma nel contempo l'apertura della scuola è una speranza di futuro, si accende la speranza. I ragazzi devono tornare a sognare, devono familiarizzare e devono socializzare fra di loro, anche se con metodi diversi dal passato, ma ecco, la vita riprende e il termometro più adeguato per verificare la ripresa di iniziativa di civiltà è la scuola. Io conto moltissimo sulla responsabilità di tutti, ringrazio i docenti, ancora una volta, i dirigenti scolastici, il personale ATA e soprattutto mi rivolgo ai studenti augurando loro una vita serena e fruttuosa e soprattutto l'arricchimento culturale che solamente la scuola.